Dove sono gli ispettori ambientali che il Comune di Augusta ha reclutato qualche mese fa, che hanno seguito un corso? Si tratta di volontari che dovrebbero andare in giro a controllare gli incivili, vogliamo dire i porci, che sono forse peggiori dei veri suini, e che i suini forse non sono come loro. E scusate queste osservazioni, ma vi faccio notare quello che c'è qui. Questa è merda di cane, e vediamo se adesso vi fa inquadrare che cosa questo cestino per raccogliere le deiezioni, cioè la merda dei cani. Cestini che sono ormai capillari in tutta Augusta. Qualcuno diceva che forse sono più i cestini che i cani, ma comunque questa è una cosa positiva, attenzione. Guardate, basterebbe fare così e buttare dentro il sacchetto con la merda del cane. Ecco qui, guardate, guardate qui, e qua è il cestino, lì la merda che abbiamo inquadrato prima. Questi sono alcuni mammiferi umani, porci, che consentono queste cose, perché lo sanno ormai tutti, cani e gatti, che bisogna avere, quando si va a spasso con il cane, la paletta e il sacchetto. Tra l'altro bisognerebbe anche multare queste persone, ma i vigili urbani dove sono? Gli ispettori ambientali infatti non ci sono. Coloro che sono stati reclutati mi hanno riferito che sono in attesa di poter andare in giro. Non possono fare le multe, ma possono perlomeno avere un'azione di deterrenza. Come mai questi ispettori ambientali a Siracusa sono in attività di servizio ed Augusta no? Sarebbe bello se l'assessore all'ambiente, il catanese Bulbirenti, ambientalista, dice lui che ha fatto mettere questi cestini, ha fatto bene, lo ripetiamo, come mai non ha attivato il servizio degli ispettori ambientali, visto che purtroppo ci sono questi incivili ad Augusta. E ancora andiamo avanti, vogliamo segnalare che in questo lungo mare Rossini, ecco, ancora stiamo inquadrando la merda del cane, questo lungo mare Rossini, vogliamo vedere dove siamo, vogliamo fare un'inquadratura, ecco dove siamo, ecco, lo si vede il lungo mare Rossini, che abbiamo definito lungo Fogna, ecco lì. Guardate lì, questo che cos'è? Un sacco di rifiuti. No. No, non è un sacco di rifiuti. No. E allora un sacco di che cos'è? Lo diciamo a un nostro seguace ascoltatore. Secondo me. Intagliata che anche secondo lui. Secondo me è qualcuno che ha voluto che cosa? Conservare. Conservare, siccome ha fatto fresco stanotte. Sì. E allora dobbiamo ironizzare su questo. Possiamo anche scherzarci su, però in effetti, allora a questo punto dovremmo di nuovo ripetere la domanda. Occorrerebbero le telecamere? Se non ci sono gli ispettori ambientali, cosa dobbiamo fare? Ma che fino andiamo avanti, che fino hanno fatto gli ispettori ambientali? Lo sto dicendo già da un bel po', l'abbiamo detto altre volte, sorvoliamo su queste cose. C'erano gli alberelli. Gli alberelli, bravo. Ce n'erano bravo. 7 buoni e 4... Certo, l'assessore all'ambiente allora hanno deciso di sradicare, di rifare, sì. Va bene, ma lì però forse l'hanno distrutto pure gli incivili. Per carità di Dio, noi siamo critici nei confronti dell'amministrazione quando vediamo le cose, ma siamo altrettanto critici verso i cittadini civili. Che cos'è questo? Che cos'è? Questo che cos'è? La differenziata è plastica? Differenziata. Allora, se ci fosse un cassonetto per la differenziata lo butterei io, ma devo farlo io, Giorgio Caso, e devo prendere questo e portarlo nella differenziata? Quando? In quale giorno? Il problema è questo. Questo io lo sto scoprendo oggi uscendo. Oggi è domenica 3 dicembre del 2017. Ancora urinatoio da qualche parte, non lo so. Qui, ah, ecco qui, qui c'è la merda del cane, ma perlomeno forse qui è un fertilizzante, chi lo sa? Forse. Intagliata, vediamo qua. No, le devo dire una cosa, non deve staccare un'altra. Va bene, allora dopo che finiamo, vediamo cosa ci deve dire l'amico intagliata. Comunque, perlomeno questi alberi dovrebbero ricrescere, però voglio dire, signor assessore Bulbirenti all'ambiente di Augusta, vuole mettere in servizio questi ispettori ambientali per evitare che almeno possa essere considerato ancora tutto questo un lungo fogna, anche un lungo cesso.